dai, guarda che bei pupazzi, non vuoi giocarci? Delle bambole, odio le bambole, odio i giocattoli, sono per bambini. Sì, ma sei troppo piccolo per giocare a Grim Monster Clash 3. No, non è vero. E io non ho più paura dei mostri, lo sai, sono... Un bambino grande, sì, lo so. Perché non guardiamo un cartone, invece? Ho patatine e patatò, se vuoi. Quello è un programma per bambini, io sono grande. Potremmo giocare con la palla di vetro. Ehi, questo che cos'è? Ci sono tanti regali. Questo? È niente. Niente di niente. Non è giusto. Dai, perché sono quei regali? Ascolta, non posso dirti che sono per Adrian per i suoi prossimi 35 compleanni. Perché lo diresti a tuo fratello Nino. E lui lo direbbe ad Adrian, che penserebbe che io sia pazza. Forse lo sono. Ecco, non posso dirti che sono uno degli elfi di Babbo Natale in una missione segreta e che sto sorvegliando un suo baule di regali. Tu però non saresti interessato perché i regali sono per i bambini, giusto? E tu sei grande. È una bugia. Quale? Che tu sei grande? No, che tu sei uno degli elfi di Babbo Natale. Non posso dirti nient'altro. Aspetta, questo vuol dire che puoi darmi il mio regalo di Natale in anticipo, Grobotech Distruttore Estremo! È facile, sarà il regalo più grande nel baule! No, aspetta, pensavo che i giocattoli fossero per i bambini. Sì, certo, il più delle volte, ma Grobotech è diverso. Ma dai, davvero? Beh, mi dispiace, ma le regole del Natale sono rigide. Non si aprono i regali in anticipo. Babbo Natale li porta a Natale, non a Pasqua o ad Halloween. Altrimenti i regali potrebbe portarli anche un coniglio o una strega. Ma... visto che lo conosci, potresti chiederglielo. Non puoi chiamarlo al cellulare o mandargli un'email. Oh, no! Non bisogna disturbare Babbo Natale se non a Natale. Per il resto dell'anno lui è al Polo Nord. Lui supervisiona la produzione dei giocattoli. E poi i tuoi regali non sono qui. Noi elfi non teniamo i regali dei bambini che conosciamo. Li ha uno degli altri elfi. Babbo Natale è l'unico a sapere dove si trovano, perché lui sa chi darli alla lista dei bambini buoni. Però c'è un'eccezione alla regola del Natale. Davvero? Qual è? Qual è? Babbo Natale può fare un'eccezione, ma soltanto per il bambino più educato di tutto il mondo. Chi è il bambino più educato di tutto il mondo? Forse... Ladybug? Beh, visto che ha salvato Parigi un triliardo di volte, avrebbe senso. Oppure un bambino, per esempio, che rimette tutto in ordine e che gioca tranquillo con i giocattoli adatti per la sua età. Marinette, siamo tornati! Vi siete divertiti? Sì, certo. Com'era il film? Fantastico! Grazie per essere stata con mio fratello. Che cosa c'è, piccolino? Voglio che sia Natale adesso! Io non ho assolutamente idea di come gli sia venuto in mente. Ok, immagino che sia meglio andare. Ciao, Marinette! Ci vediamo domani a scuola? Sì! Ciao, Nino! A presto, Chris! Un elfo di Babbo Natale in missione segreta? Ma dai, Marinette, non pensi di aver esagerato stavolta? Lo so, Tiki, ho fatto una sciocchezza. Ma non potevo dirgli la verità sui regali. Comunque, ho raccontato a Chris una bella storiella che spero gli insegnerà ad avere pazienza. A proposito di pazienza, ho un'idea su che cosa regalare ad Adrian per il suo 50° compleanno. Mi dai una mano? La neve? Ma per quanto tempo ho dormito? È finita, Babbo Natale! Sei circondato! Arrenditi, non opporre resistenza! Babbo Natale, cerchiamo qua e là! Babbo Natale, cerchiamo qua e là! Tornate sul marciapiede! Correre per strada è proibito! Babbo Natale, hai visto Babbo Natale? Va bene, è solo un sogno, io torno a letto. Perché l'hai fatto, Tiki? Visto, non stai sognando. Aspetta, se è così, vuol dire... questo sembra un incubo, però... Tiki, trasformami!
Babbo Natale, hai visto Babbo Natale? Babbo Natale? Ma non è ancora Natale. Sono Nadia Shamak. Non siate turbati, ma di notizie assetati. Parigi è stata letteralmente invasa da giocattoli giganti in cerca di Babbo Natale. Sono il maggiore Orsaschi. Babbo Natale, tutti i tuoi giocattoli appartengono a noi. Se non ti arrenderai in fretta, la piccola città di Parigi farà kaboom in men che non si dica. Che cosa sta succedendo? Chat Noir, non indovinerai mai che ho trovato. In realtà credo di saperlo, milady. Sono con Babbo Natale, siamo alla pista di pattinaggio. Ci vediamo lì. Non posso crederci, sei davvero Babbo Natale? No, sono il coniglietto di Pasqua in incognito. Non vedi le mie orecchie perché ho il cappello. Certo che sono Babbo Natale. Bene, voglio che tu lo sappia, sono stato molto buono. Sento odore di legna e biscotti alla cannella. Babbo Natale deve essere vicino. Soldati, allineatevi! Ai suoi ordini, colonnello Bow Wow! Seguitemi, da questo babbo. Babbo Natale, vediamo qua e là. A Luna, Maya e Talia. Quando dirò alle mie figlie che ti ho conosciuto, andranno fuori di testa. Babbo Natale, sono così contenta che tu stia bene. Ma che cosa ci fai qui? Non è ancora Natale. Io non ne ho idea. Ero impegnato a supervisionare la produzione dei giocattoli per il prossimo Natale con gli elfi, ma all'improvviso, bang! Mi sono risvegliato nella slitta nel cielo di Parigi. Dei pesci gatto volanti hanno distrutto la slitta. Le renne sono riuscite a scappare. Se non fosse stato per Chat Noir, mi avrebbero catturato. Tu non trovi che sia tutto abbastanza strano? Più strano che combattere contro un faraone o il padrone dei piccioni grazie a delle farfalle magiche, vuoi dire? Trovato! Grazie al mio olfatto ti ho trovato, Babbo Natale. Seguimi e non opporre resistenza. Stai indietro, Babbo Natale. Chris Master vuole i suoi regali. Chris Master? I regali di Natale vanno meritati e vanno consegnati solo a Natale. Se credi che infrangerò le regole, sei veramente fuori strada. Aspettate un attimo. Non ha senso combattere, non fa parte dello spirito natalizio, vero? Mm-hmm. Sarebbe così grave se distribuissi i regali in anticipo, solo per questa volta? Ascolta quest'uomo saggio. E già che ci siamo, io ho chiesto dei pattini e mi farebbero comodo per la prossima gara. Non mi dispiace questa idea, io ho chiesto... Basta! Non è così che funziona. Oh, perché no? Le regole del Natale sono rigide. Non si aprono i regali in anticipo. Li porto a Natale, non a Pasqua o ad Halloween. Altrimenti... I regali potrebbe portarli anche un coniglio o una strega. Oh no, che cosa ho fatto? Ma non potresti... Fare un'eccezione? La tradizione è la tradizione. Se smettiamo di rispettarla, allora è la fine del Natale. Oh... Beh, veramente c'è solo un caso in cui potrei fare un'eccezione per... Il bambino più educato di tutto il mondo. Quello in cima alla tua lista dei bambini buoni. Ma che brava, Ladybug. Finalmente qualcuno che conosce le regole del Natale. Ma dubito che Chris Master sia il bambino più educato di tutto il mondo. In tal caso, soldati... Come mai tutto quest'odio? Ladybug, Chat Noir, proteggete Babbo Natale, io mi occupo dei giocattoli. Triple Axel e un pipe spin seguito da un doppio call-up. Non fate più tanto gli arroganti adesso, eh? Oh! Che tanti affilati per un giocattolo, tiratemi fuori da qui! So chi è quel Chris Master, avrei dovuto capirlo prima. E chi è? Io devo controllare per sicurezza. Posso, Babbo Natale? Che profumo di legna e biscotti alla cannella! È così, così natalizio! Tocca a te, Babbo Gatto! Da questo parte sento l'odore di Babbo Natale! Oh, oh, oh! Buon Natale a tutti quanti! Eccolo lì! Sento il suo odore, non è lontano! Seguitemi! Andiamo, Babbo Natale, so dove trovare Chris Master! Chris! 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 Ladybug! Il mio fratellino era nella sua cameretta e poi è scomparso! Babbo Natale!
Oh, oh, ciao, Nino. Nino, credo che Chris sia stato accumizzato. Hai notato qualcosa di diverso in camera sua? I suoi giocattoli preferiti sono scomparsi. Dei soldatini di plastica, un pesce gatto? Sì, anche il suo dinosauro. Perciò è lui il master dei giocattoli. Ma potrebbe essere ovunque. Come facciamo a trovarlo? Ti prego, salva il mio fratellino Ladybug. Ladybug! Della carta da lettere. Fai apparire regali a sorpresa? Mi fai concorrenza, Ladybug? Ah, ma certo, hai ragione! Un regalo a sorpresa! Potrei avere subito il mio regalo di Natale, per favore? Lo sai che non posso farlo, Ladybug. Eccetto? Per il bambino più educato di tutto il mondo, ma... Vale la pena tentare. Incredibile! Ladybug, sei tu la più educata di tutto il mondo. Beh, visto che ha salvato Parigi un triliardo di volte, avrebbe senso. Caro Babbo Natale, voglio lo stesso regalo di Chris Laif, qualunque cosa sia. Ma ne sei proprio sicura? Sai che questo è l'unico regalo che riceverai quest'anno da me? Sì, lo so, ma lo faccio per salvare Parigi e il fratellino di Nino. Ah, tu meriti davvero di essere in cima alla mia lista. Buon Natale, signorina Ladybug. Grazie, Babbo Natale. Mettiti al sicuro, me ne occupo io. Comunque, Babbo Natale, io dove sono nella tua lista? Missione compiuta, Chris Master! Abbiamo catturato Babbo Natale! Ha cercato di ingannarci travestendosi da Chat Noir, ma non è riuscito a imbrogliarci! Vi ha ingannati, quella Chat Noir travestito da Babbo Natale, non il contrario! Siete proprio dei bambini, continuate a cercare! Non ha importanza, Chris Master. Non hai più nessun bisogno di Babbo Natale. Ora che hai il tuo regalo, io, d'altro canto, non ho ancora ricevuto il mio. Prendi il Miraculous di Chat Noir. Poi quello che dovremo fare sarà entrare in possesso dei gioielli magici di Ladybug. Dammi la zampa, amicetto. Papillon vuole il tuo anello. Oh. È un assurdo regalo di Natale, ma è un suo problema. Ladybug. I regali di Natale si danno alla vigilia di Natale solo ai bambini buoni, Chris Master. Mi dispiace, ma tu e Papillon non siete sulla lista di Babbo Natale. È qui che ti sbagli, Ladybug. Mi hai appena portato un secondo regalo, il quale dimostrerà che bravo Papillon sono stato quest'anno. Usa i poteri che ti ho donato, Chris Master, e prendi l'oro Miraculous! Ho le mie armi segrete per combattere contro di voi. Voi stessi! Divertitevi, sciocchini! Adesso sappiamo con certezza che l'Akuma è nella palla di vetro. Allora dobbiamo sconfiggere noi stessi. Lucky Charm. Cataclisma. Cataclisma! Non smettono mai di giocare questi due! Oh, il problema è che non posso più giocare! Non mi rimane molto tempo prima di ritrasformarmi! Oh, attenzione!
Facciamogli vedere chi è che comanda qui. I miei giocattoli vi distruggeranno. Siete proprio dei bambini. È finita! Tra qualche secondo i Miracolous saranno miei! Natale è arrivato in anticipo quest'anno! Lucky Charm! Cataclisma! Uso il mio potere per distruggere questi giocattoli? Lucky Charm! C'è l'unico modo! Ma dobbiamo salvare e distruggere la palla di vetro! Oh, oh, oh! Lasciateli stare, giocattoli cattivi! Babbo Natale! Al tuo servizio, Ladybug! Non permetterò che succeda qualcosa alla più educata di tutto il mondo! Mi occuperò io di questi due! La più educata di tutto il mondo? Sono io? Non è giusto! I miei giocattoli! Coraggio, Chris, dammi quella palla di vetro! Hai avuto il tuo regalo di Natale! Se non vuoi che ti porti via il tuo regalo, Chris Master, ricorda che dovresti consegnarmi i Miraculous di Ladybug e Chanoir! No, fermo! Oh no! Distruggili, Grobotech Ultima Destructor! Nessuno può battere Grobotech Ultima Destructor! Posso sconfiggerlo! Niente può resistere al mio cataclisma! Lo so, ma mi serve che sia funzionante. Stammi dietro! Ehi, Grobocoso! Vuoi il mio Miraculous? Vieni a prenderlo! Tocca a te, Chanoir! Fermo, Grobotech! Cataclisma! No! Non il mio giocattolo! Puoi scegliere il tuo giocattolo o la palla di vetro? No! Non farlo! Ascolta, Ladybug, piccolo! Non te ne pentirai! No! Grazie, Chris Master. Niente più malefatte, piccola Akuma. Ladybug sconfigge il male! Presa! Ciao, ciao, farfallina! Ben fatto! Addio, amici miei. Ciao, Babbo Natale. Te ne vai? Perché? Babbo Natale è stato portato qui dal potere di Chris Master. Perciò, quando tornerà tutto a posto... Io sparirò! Fino al prossimo Natale! Miraculous Ladybug! Oh? Oh! Allora, bambino grande, ti senti meglio? Sì, ma non mi ricordo molto. Non preoccuparti, va tutto bene. Andiamo, bambino grande. Chanoir, puoi riportare Chris a casa, per favore? Certamente. Ciao, Ladybug. Hai rubato i miei regali di Natale, Ladybug, ma presto arriverà il mio compleanno. E fidati di me, farò in modo che sia un giorno che non dimenticherai mai. Grazie, sei gentile a stare con il mio fratellino. Divertitevi! Certo, sarà fantastico. Siamo ottimi amici. So che non avrei dovuto dirti che sono un elfo di Babbo Natale, ma tu ti stavi comportando da... Bambino, lo so. La mamma dice che mentire è sbagliato. Perciò da adesso in poi ci diremo sempre la verità. Va bene? Va bene, a patto che tu smetta di comportarti da grande. Non sei un elfo, ma hai un altro segreto, non è vero? Un altro segreto? Che vuoi dire? Come un'identità segreta? No, il segreto che è in quel baule.
E va bene. La verità è che c'è un ragazzo della mia scuola che mi piace. No, basta! Non mi piacciono le cose romantiche, è disgustoso. Oh, sono così innamorata. Sogno di tenergli la mano e di guardare le stelle insieme a lui.